Allora, Alpine Star Trek 10, ho visto che in tanti si è rotta questa parte qua. Proviamo a ripararla. Per farlo ci vuole una lastrina di alluminio e una lastrina di plexiglass. Ho comprato questa colla bicomponente, la piastrina d'alluminio verrà posizionata posteriormente, c'è cioè qua dentro. E bisogna dargli una curvatura che segua questo profilo. Idem per quella in plessiglass che verrà invece messa esternamente in modo da non vedere che sia riparato o che si veda il meno possibile. Ok, per questa bastava un paio, due pinze. Per questo invece conviene scaldarlo nei punti in cui si vuole piegare. Una volta preparati i due supporti che seguono il profilo del pezzo di plastica, uno e due, bisogna andare a pulire bene la superficie per poi applicare la colla. Per farlo uso un pezzo di spugnetta da piatti e un po' di acqua e sapone. A questo punto, dopo aver asciugato, non so se sia controproducente o meglio, faccio dei fori con una punta piccola, non so neanche quanto sia, ma una punta abbastanza piccola, che per far passare la colla da una parte all'altra e creare quindi un legame anche tra le due superfici che vado a mettere, sia quella metallica che quella in plexiglass. Questo è quello che abbiamo fatto insieme e, a essere sincero, speravo venisse meglio. Sono un sacco di bolle dovute al fatto che ho steso male la colla e forse l'ho mischiata male. Però nel complesso fa il suo sporco lavoro, in quanto se tiriamo indietro la caviglia, questo si muove senza staccarsi. Stessa cosa in caso di compressione. Lo stivale può fare il suo lavoro senza che quel pezzo soffra. Quindi potrebbe anche funzionare. Riassumendo, serve una piastrina in alluminio, una piastrina di plexiglass e una colla bicomponente che vi linkerò qua sotto.